stato un viaggio di scoperta. È la scoperta che esiste un mondo diverso da come di solito ce lo presentano, ed è un mondo fatto di amore e di speranza, ed è un mondo in cui vale la pena di stare. Quindi è stata un'avventura molto grande, molto significativa, è una possibilità di trovare delle chiavi di lettura della vita che non pensavo esistessero. Perché lo consiglierei? Perché è una prova di coraggio, una sfida con se stessi, e per mettersi in discussione, per mettersi in gioco, per capire quanto si può valere e per capire quanto può valere lo stare con gli altri. Per me il Choice è stato l'inizio dello sconvolgimento della mia vita. Per me il Choice invece è stato un modo per riscoprirmi, per capire che non sono l'unica ad avere qualcosina che non va, ma ci sono anche tante altre persone che sono come me, per cui non sono da sola. Perché lo consiglieresti questa esperienza fantastica? Perché è un modo per, intanto, per conoscere nuove persone, per fare nuove amicizie e per nel profondo capirsi e capire veramente che cosa si vuole, di cosa si va in cerca. Io invece il Choice non lo consiglio, perché se hai paura di scoprire chi sei veramente, se hai paura di essere libero, non fare il Choice. Stavo scherzando, ovviamente. Viva il Choice e viva questa bellissima esperienza. No, per me il Choice è stata una scommessa, in primis con me stesso, perché era una novità che non avevo mai affrontato. Beh, lo consiglierei innanzitutto alle persone che conosco di più, i miei amici, e il motivo è perché è un qualcosa di unico che ci permette di aprirci senza avere qualcuno che ci giudica nel farlo, e ci possiamo sentire liberi di dire ciò che realmente sentiamo dentro. Per me è stato un viaggio interiore alla scoperta di me. E sono saltati fuori dei valori che avevo nascosto. Lo consiglierei perché ti fermi e dedichi del tempo a te stesso. Per me il Choice è stato l'inizio di un percorso di scoperta di me stessa, di quello che è importante per me. E è un percorso che fa bene, secondo me, alle persone, a me sicuramente fa bene, e sto cercando di portarlo avanti anche adesso. Perché lo consiglieresti? Perché secondo me fa proprio bene. Per me è stato un momento in cui ho ritrovato delle persone che non pensavo avessero gli stessi miei valori, e nello stesso tempo ho trovato un modo per spronare me stessa nella crescita mia personale e nel mio sviluppo anche nella relazione con gli altri, insomma. E lo consiglierei perché è una splendida esperienza in cui te la ricordi per sempre. Choice è stato un momento per fermarmi a riflettere. Tutto qua. Io lo consiglierei per questo, perché è un momento in cui ci si ferma seriamente a pensare su cose serie. Choice è stato sicuramente un momento magico, perché ho avuto l'opportunità di trovare tante persone che come me avevano la voglia di condividere, e di conseguenza è stato un momento di condivisione sicuramente, e anche di messa in gioco e di comunione. Perché lo consiglierei? Lo consiglierei perché fa stare bene, e quindi non vedo perché non bisogna fare cose che fanno stare bene. Per me è stato un cambiamento di pensiero. Perché lo consiglierei? Perché secondo me molte persone hanno bisogno di rivedersi dentro. Per me Choice è stato un cambiamento di vita.
nuove esperienze belle, positive. E perché consiglio il Choice? Perché ti cambia la vita. Choice è stato un modo per riconciliarmi con la vita e per vivere la vita da protagonista e non subirla, per essere quindi in grado di fare delle scelte consapevoli, essere più consapevole anche dei miei limiti, dei miei difetti, ma anche tutte le mie potenzialità da sfruttare e da tirare fuori. Per cui lo consiglio a tutte le persone che vogliono mettersi in gioco e sono stanchi di subire sempre la vita in maniera passiva. Ciao! È stato sicuramente un weekend di bellezza, di condivisione e di luce. E lo consiglierei perché tutti dovrebbero fare il Choice, tutti hanno bisogno di prendersi un po' di tempo per guardarsi dentro e anche per accogliere gli altri e se stessi nel modo che può rendere forse più bella e più ricca la vita. Per me il Choice è stata un'esperienza unica che mi ha permesso di prendere consapevolezza di me e mi ha aiutato a crescere molto come persona. E lo consiglio perché si vivono delle relazioni vere e intense e aiuta a valorizzarsi. Per me il Choice è stata un'occasione di confronto e non sentirsi soli, nel senso di condividere insieme esperienze anche comuni di vita e anche situazioni, quindi questo mi ha molto sostenuto. E poi un'esperienza anche di amicizia, di apertura proprio anche di nuove possibilità nella vita. Lo consiglierei perché secondo me vale la pena mettersi in gioco e anche ogni tanto fare il punto della situazione. Beh, se devo descriverlo direi che è un qualcosa di imprevedibile e di scomodo, è un qualcosa che ti fa tante domande, ti fa venire tanto mal di pancia, è tanto scomodo, però ti dà anche tanto. Cioè, come le sfide più grandi lo consiglio perché arrivati in cima si ha una grande soddisfazione, che poi il Choice in realtà non è arrivare in cima, ma è un piccolo passo per cominciare con le domande giuste. E insomma, dura solo 3 giorni, quindi perché no? Allora, il Choice per me è stata un'occasione speciale, un'occasione per vivere emozioni forti, molto belle, ma soprattutto per guardare dentro me stessa e ricavare del tempo proprio per guardare dentro di me. E tu, Lisa, chi lo consiglieresti? Allora, io lo consiglierei senza dubbio e, come hai detto tu, è stato uno spazio solamente per me stessa, un viaggio assolutamente non semplice e che sarà ancora lungo, ma un ottimo inizio per iniziare ad ascoltarsi profondamente e a volersi bene veramente. Quindi lo consiglio assolutamente. Andateci. Ciao! Per me il Choice è stato una scoperta, un cambiamento di vita che mi ha dato molti spunti e mi sta aiutando a capire molte cose di me stesso. E perché lo consiglierei? Perché è una cosa che ti scombussola la vita e ti cambia dentro e ti fa conoscere un sacco di persone fantastiche. E diciamo che queste persone ti fanno capire che non sei solo e che è una cosa che non si può spiegare fino a quando non si fa il Choice. Per me il Choice è stato all'inizio un grande punto di domanda che pian piano si è cancellato e ho visto quello che c'era da vedere e ho scoperto anche un nuovo lato di me stessa. Perché considerare il Choice? Considerare il Choice perché appunto potresti scoprire un nuovo lato di te e potresti incontrare anche nuovi amici e nuove persone con cui magari puoi condividere tutto quello che hai. Per me il Choice è stato
una nuova scoperta di me stessa, anche se comunque qualcosina di me sapevo, e dove ho conosciuto gente e dove ho superato forse qualche mio limite, quindi sono riuscita a fare qualche passo avanti in me stessa. Lo consiglierei perché se una persona magari non ha il tempo di vedere di se stesso nel weekend, riesce a trovare il suo spazio, e poi col tempo, col fatto che ha iniziato a trovare il suo spazio con questo weekend, lo troverà anche poi in un futuro. Sì, ma è già partito? Sì, ma come? No,